benvenuti a tutti. Siamo ormai giunti alla nona edizione del Laboratorio Espressivo Musico Teatrale, che ogni anno si nutre e si arricchisce di nuova linfa, essendo nuovi i bambini fruitori di questa esperienza e nuovi contenuti. Infatti ogni anno le tematiche proposte sono nuove e fortemente legate al contesto sociale e trovano giustificazione nei campi di esperienza delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia. Negli ultimi tempi, ricorrentemente, i bambini hanno ascoltato il termine Europa. Non solo dai mass media, nelle famiglie, sono stati investiti da immagini, suoni e colori pertinenti all'Europa. Partendo da questo presupposto, nelle attività laboratoriali abbiamo voluto contestualizzare parole, suoni e colori dei sistemi simbolico-culturali, facendo assumere loro un senso ed un significato. Nelle indicazioni nazionali, nel campo di esperienza il sé e l'altro, così è recitato. Questo campo di esperienza rappresenta l'ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri, del funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni trovano una prima palestra per essere guardati e affrontati concretamente. Abbiamo cercato quindi di sviluppare nei bambini, attraverso la conoscenza della cultura e tradizioni di alcuni popoli che compongono l'Unione Europea, i sentimenti di solidarietà, tolleranza e rispetto reciproco. La rappresentazione a cui assisterete questa sera, dal titolo La mia Europa è, ne è la sintesi. La presenza dei bambini su questo palco è dovuta soprattutto al vostro impegno, a quello delle istituzioni, del territorio, inteso nelle persone che in esso vivono e operano, di tutti gli operatori scolastici. I bambini e le insegnanti ringraziano. Il Comune di Fondi, nelle persone del sindaco dottor Salvatore De Meo e dell'assessore all'istruzione e cultura professor Lucio Biasillo, tutti voi genitori, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Fondi IV, professor Raffaele Palombo, il direttore dei servizi generali amministrativi, signora Licena Antonetti, gli assistenti amministrativi, Ettore Forte, Daniela Silvestro, Sarita Zuena, Angela Capirchio, Stefano Di Sarra, Domenico Mormile e Giovanna Di Nunzio, gli insostituibili e preziosi collaboratori scolastici, Michele Caporiccio, Morena Addessi, Ettore Marsella, Rosaria Pinto, Assunta D'Aprile e Maria Ialongo. E gli sponsor: Danilo Micci, Ivo Lantino, Bruno Fiore, Motorsport di Marocco, Farmacia Greco Dottor Carlo, Ned Care di Deborah Berardi, Ned di Raffaele Berardi, Home Luxury Life, Agresti Ortofrutta, Tun di Giuliana Ceccarelli, Brothers Caffè, Ferraro Group, Libra Prince, Associazione La Filada, Edil DL di Vito Luigino, Surgel Market, Ristorante Pizzeria Pulcinella, Chassà Centro Benessere, Ortofrutta all'ingrosso Antonio Forcina, Carrozzeria De Filippis, Ristorante Antica Carrera. Un particolare ed affettuoso ringraziamento alla ditta Ortofrutta Elena di Mandaglio Angelo, grazie Roberta, alla ditta Aredale Verardi, a Paola i nostri ringraziamenti, a Lavinia Caporiccio, alla famiglia Petrosino, alla famiglia Panella, a Katia e a Danilo, alla ditta L'Angolo Fiorito di Norma Tagliavento, a tutte le persone che, seppur nell'anonimato, hanno generosamente contribuito a questa manifestazione, il mio personale ringraziamento. Adesso la scena è tutta dei bambini. Doamnelor, domnelor, la Romania. Allelu, allelu, hai la zoc,
mai lascio, se ne fie, se ne fie, con loro, cinne d'ore, poste sfacce, mare, mare, se va facce, cinne and the ladies, l'Irlanda.